Salve gente, bentornati. Questo è un video un pochino diverso rispetto alle review che faccio, le recensioni che faccio solitamente, perché è un video racconto in un certo senso. Praticamente io un annetto circa fa ho scelto di aprire questo canale YouTube, prima ancora ho aperto la paginetta Facebook e dopo il canale YouTube ho aperto il blog. Perché ho aperto queste cose qui? Perché praticamente io ero, prima ovviamente ero una consumatrice qualsiasi di Yankee Candle, di candele in generale, però non riuscivo a trovare un qualcosa che mi soddisfacesse, un qualcosa, quindi un blog o che fosse un canale YouTube, un sito, un qualcosa che potesse soddisfare le mie esigenze di sapere cosa c'era dietro, cosa c'era dietro e dentro queste fragranze. Quindi quando ho poi raggiunto un certo livello di conoscenza dell'argomento, ho pensato io stessa di darmi e di dare le risposte che stavo cercando, che magari qualcun altro stava cercando. Questo come preambolo. Che poi capirete cosa mi collego. E a settembre ho partecipato all'OMI, sono andata a vedere le novità. L'OMI è una fiera che si tiene a Milano, che parla dell'arredamento casa, ma a livello di oggettistica di accessorio casa, e quindi c'erano anche le candele, tra cui la Yankee Candle. In quella sede ho conosciuto manager di questo marchio. Mi sono presentata loro, e perché comunque qualcuno di voi sa, chi non lo sa adesso lo scopre, e ho anche un gruppo Facebook che gestisco insieme alla mia co-admin Elisabetta Mezzogori, che saluto, e quindi eravamo andati a parlare un attimo invece di fondamentalmente di admin di questo gruppo, e io ho detto giustamente che sono anche, a me poi vergogno un po' a dire questa cosa, sono una blogger, sono una youtuber, e quando mi hanno chiesto come ti chiami, che gli ho detto il nome di questo canale, di questo blog, mi hanno detto sei tu allora? Sì, sono io. Quindi sapevano già chi fossi. E niente, quindi tra una chiacchiera e quell'altra mi hanno comunque fatto i complimenti sia per il blog che per il canale YouTube che per come gestiamo il gruppo. E una chiacchierata e l'altra, ci siamo scambiati i contatti e tutto, hanno apprezzato molto come io gestisco le informazioni, come io espongo queste cose qua, la correttezza, la linearità, lato sia oggettivo che oggettivo e soggettivo delle mie recensioni, e la correttezza anche sul gruppo nei confronti di chiunque. Tant'è che tra un contatto e quell'altro hanno scelto comunque, era un discorso che era già stato avviato all'OMI di partnership sia con il gruppo sia col mio blog, col mio canale YouTube, e come apprezzamento del lavoro che facciamo, del lavoro che faccio, hanno scelto di inviarmi un pacco. Quindi sono un po' emozionata perché non sono nemmeno abituata io a parlare in questo modo, e perché di solito so boom 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 boom, so cosa devo dire, invece in questo caso sono un po', vado un po' a usta, come si dice qua. E hanno scelto di mandarmi questo pacco con fragranze natalizie della collezione di quest'anno, come apprezzamento per la qualità del lavoro che non svolgo da tanto, comunque io non sono una youtuber che parla, adesso va di moda parlare della qualunque, fare dei vlog, fare quello che ti passa per la testa, dirlo, io non sono così, forse perché sotto certe cose sono molto riservata, e non ho nemmeno tantissimi iscritti per questa ragione, perché appunto non parlando di tutto, di qualsiasi cosa che mi passa davanti agli occhi, il mio range di interessati si limita alle persone, uno, che vedono il canale, perché comunque è un canale nuovo, due, a quelle persone appunto che sono interessate a ciò che dico, non tanto a ciò che faccio vedere.
non so se mi sono spiegata, e quindi volevo ringraziare tutte le persone che sono state dietro e che poi io pongo davanti, perché comunque sono persone che ho conosciuto e sono di grande valore a livello umano, perché proprio le ho conosciute di persona. E ringrazio queste persone, non faccio i vostri nomi, ma se vedrete il video capirete che parlo di voi. E dietro l'invio di questo pacco che hanno collaborato, che con cui io mi auguro comunque di collaborare in un futuro, perché questo si presume sia solo un trampolino di lancio per una eventuale partnership sia col blog, col canale e con il gruppo. E niente, io vi ringrazio per la fiducia e mi impegnerò comunque a tenere alto il valore, i valori comunque che porto avanti, il valore e la qualità che porto avanti e spero di portare avanti ancora per un bel po'. E adesso vi faccio vedere le candeline che mi hanno inviato. Allora, non una, ma ben due. All is Bright, che è una festiva della collezione Holiday Party. È quella fragranza agrumata, un Natale Glamour. Io una, no, non è questa, una l'ho già iniziata ad accendere. Io i regali di solito, a meno che non sono fragranze mai testate, e se sono informati così, però scelgo di accenderle normalmente. Di solito i regali, infatti, come questa, non l'ho tartizzata. E quindi ci farò tutti i miei esperimenti riguardanti piscinette, brucia, non brucia, combustione, temperatura, fiamma, stoppino, tutte queste cose qua, giusto per dare sempre informazioni più precise possibili ai miei utenti. Poi la Festive Cocktail, una fruttata con sentori comunque di pino, un aperitivoso, insomma. E però sì, un aperitivo della Yankee invece la mette appunto nella Food and Spice. E poi un diamantino, però è questo qui, una giarina piccolina di Macaron Treats, la fragranza festiva più controcorrente sia per colore che secondo me come tipologia anche di odore, però è buonissima e si può inserire in tutto l'anno comunque, quindi se ce l'avete in casa e siete a luglio va bene uguale. Non mi voglio dilungare ancora, quindi ringrazio ancora tutti i manager della Yankee Italia che ho conosciuto, magari ne conoscerò anche degli altri. E grazie per questo pacco e andiamo avanti così e alla prossima. Ciao!